Non posso dire se sono bravo a fare il DJ e a fare una bella serata. Una cosa che sono sicuramente bravo è a mandare via tutti. Basta mettere tre dischi che mi piacciono ed ecco le persone prendono il proprio giacchetto e lasciano la sala, in men che non si... A parte gli scherzi, non solo è importante partire bene una serata, ma è anche altrettanto importante chiudere in bellezza. E allora in questo video parleremo di come fare un bel finale di serata, quali sono i metodi possibili e soprattutto gli errori da evitare. Gli errori da evitare sono fondamentalmente gli estremi opposti. Primo è l'idea di andare sempre in crescendo, quindi sempre ad appesantire il passo, il ritmo e anche magari le sonorità. Come se a fine serata le persone si aspettassero qualcosa sempre di più rispetto a quello che era nella parte centrale della serata. Un approccio di questo tipo può andare bene se sei un guest molto affermato, devi fare 2 ore fatte bene, allora puoi fare un finale, come dire, con il botto in questo modo. Ma se quando si chiude il tuo set chiude anche il locale, allora conviene pensarla diversamente. Allo stesso modo, la parte finale non deve essere una lenta agonia verso il fine serata, nel quale le persone abbandonano poco a poco, come se il DJ le invogliasse ad andarsene. Anche questo, sinceramente, non è un approccio corretto, perché è sempre bene lasciare le persone con il sorriso, con un bel ricordo, perché ci ricordiamo soprattutto dell'inizio della serata e del finale. Per definire se ci siamo stati bene oppure no, se il set ci è piaciuto oppure no. E allora come fare? Ci sono vari modi. Prima di tutto si può cambiare genere. Arrivi a un certo punto, quando la maggiore affluenza è già passata e sai che le persone che sono lì rimarranno fino alla fine, allora si può cambiare passo, andare su un altro genere, oppure cercare di andare, come dire, a calare con il ritmo, ma non troppo con l'intensità. Rallentare il passo, ma farlo sempre in maniera intelligente. Si può cambiare tipologia di musica, si può andare sui classici, se la parte più moderna si è fatta nel mezzo della serata, si può andare sui classici nel finale per poter dare in qualche modo sia sfoggio di cultura, nel senso buono del termine, sia dare un bel ricordo alle persone che sono lì. Per classici dipende ovviamente dal genere che si sta facendo. Ci sono i classici nell'EDM, ci sono i classici nella house, ci sono i classici nella techno. Comunque dare qualcosa di riconoscibile, di orecchiabile, per far prevalere la parte buona dell'essere nostalgici. Oppure si può scegliere una tipologia di musica che si adatta per il fine serata. Sempre bene avere un bel disco di chiusura. Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Sì, ok, questo va bene. Dipende da... Sì, ok, questo va bene se si fosse nel 1998. In realtà sono passati 20 anni, sinceramente. Adesso è un po' banale. Cerca il tuo disco di chiusura, qualcosa che faccia capire a tutti che sei te in quel momento e non qualcun altro. E in base al disco di chiusura ti prepari quei 3-4 pezzi prima che creano l'atmosfera di fine serata. Fine serata comunque allegro, divertente, bello. Non un fine serata smorto sempre di più. Sempre bene lasciare la pista con un bel ricordo di sé, sempre bene chiudere meglio 10 minuti prima che 10 minuti dopo, perché è bello chiudere quando ancora quasi tutte le persone lì. Non saranno mai tutte come all'inizio, ma sono sempre tante. E allora cerca di trovare il modo di chiudere in bellezza. E allo stesso modo, se hai un tempo limite, è bene riuscire ad avere gli ultimi 15 minuti nel quale riesci a passare dal punto di massima intensità al disco di chiusura. Se anche un bel salto dal punto di vista della musica, puoi comunque trovare il modo di essere molto rapido in questo, basta avere la sequenza in testa. E allora, cerca anche di trovare un bel finale ai tuoi set, che non farà che dare un particolare lustro a tutto il tuo lavoro nel corso della serata. Qualsiasi suggerimento lo puoi mettere nei commenti, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like!